Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi top e flop dei libri letti nel 2021. Prima però un piccolo recap, vediamo com'è andata quest'anno a livello di letture. Non male, ma neanche bene, perché ho vissuto un periodo da marzo a novembre di un costante blocco del lettore, però piuttosto leggero. Sono riuscita comunque a leggere libri belli, che mi sono anche rimasti nel cuore alcuni, però non mi sono mai spinta oltre, almeno a livello di quantità di libri letti. Sulla quantità non posso contare, ma sulla qualità diciamo di sì. Quasi tutti i libri che ho letto quest'anno sono stati libri belli, piacevoli, e quelli che non vedete in questo video, comunque sappiate che sono stati graditi, tranne 5. Ho individuato 5 libri flop che vi indicherò a breve e ho fatto un po' fatica in realtà a trovarne 5 per appunto quello che vi dicevo. Allora, partiamo dal quinto libro flop, il meno brutto. Si tratta del caso Fitzgerald di John Grisham. Forse sono io che l'ho letto in un periodo sbagliato, con un'ottica sbagliata, ma mi ha un po' deluso. Io ho sentito parlare molto e bene di questo libro, John Grisham, ma poi è un autore che vedo spesso in libreria, quindi ho pensato, dai, questo vende, fa bello, figo, poi io amante di Fitzgerald, voglio dire, potevo non comprarlo? Spoiler, no. L'ho letto, ma ci sono rimasta un po' delusa. Mi aspettavo il grande libro figo e invece non è stato così, almeno per me. Racconta del furto di 5 manoscritti originali di Fitzgerald, tra cui anche il Grande Gatsby, che è uno dei miei preferiti in assoluto tra tutti i libri, e quindi è la ricerca di questi 5 manoscritti, perché per favore riportateli indietro, per amor di Dio, se si rovinano i manoscritti originali di Fitzgerald, quasi finisce il mondo, forse. Appunto, un po' delusione, non era il gran libro che mi immaginavo semplicemente, quindi forse è un problema mio e non del libro. Andiamo avanti, quarta posizione dei flop, Echi in tempesta di Christelle Dabaut. Quarto volume della Traversa Specchi, appunto, e no, cioè, conclusione di cosa esattamente? La Dabaut ha sì concluso alcune cose, ce le ha spiegate, ma altre invece no, cioè rimangono lì così del tipo, che conclusione mi hai dato in tutto il mondo che hai creato? Molto bello il mondo, i personaggi, il legame tra i personaggi, molto bello, molto figo, apprezzatissimo, però l'evoluzione della storia poi doveva finire, cioè doveva parare esattamente, cioè alcune cose sì, altre no, che fai, perché, cioè. No, non è una conclusione, no, non è concluso tutto, però ci sono rimasta un po' male perché era tutto bello il resto poi. Comunque, è una storia che rimarrà nel mio cuore a prescindere nonostante tutto. Diciamo 2,5 stelle su 5? Facciamo così perché voglio essere buona, insomma. Infatti, un po' tutti ne hanno parlato un po' così, in senso mediocre. Non è questo gran libro, va bene. È andata così, va bene. Non ci posso fare niente ormai. Poi, un altro libro che forse sono io e non è il libro, si tratta dell'Arte della guerra di Sun Tzu, che in realtà è il nome di una scuola, perché l'autore è anonimo, scritto nel IV secolo a.C. Allora, racconta appunto dell'arte della guerra, come si fa la guerra. Allora, perché mi dovrebbe interessare a me come si fa la guerra? Io l'avevo comprato perché, capito, 4,90, bello tutto, figo, la copertina e tutto, e ho detto, dai, cambiamo genere, usciamo dalla comfort zone dei soliti libri che leggo. E mi sono piaciuti molto i disegni che ci sono dentro, perché effettivamente sono fighi, tipo questo, anche se in realtà avrei preferito qualcosa di più vastoso, come bisogna dire, più vasto, perché poi in realtà mi sembra che ci sia solo questo in figura. Ah, no, no, ce ne sono altre, scusate, non mi ricordavo. Molto fighe, perché effettivamente è un manuale di come fare la guerra. Allora, perché mi dovrebbe interessare? Non lo so,
Dovreste chiederlo voi a me perché, cioè, io ho comprato un libro perché potrebbe interessarmi, poi mi chiedo perché dovrebbe interessarmi. Non ancora l'ho capito, voglio dire. E io mi scuso con chi ha scritto L'arte della guerra, ma rimane una cosa tecnica, un libro prettamente tecnico su come fare la guerra. Cioè, veramente ti dice tu se attacchi da qua, se attacchi da di là, però devi vedere il nemico, come lo vedi, come fa, come dice. Non ho intenzione di fare la guerra a nessuno, quindi boh. Eppure a curiosità mi ha spinto a chiedermi perché mi dovrebbe interessare l'arte della guerra, boh, non si sa. Poi proseguiamo con il quarto libro, che poi in realtà è in seconda posizione, quindi uno dei più brutti. Diciamo 2 stelle per la fiducia, anche se in realtà si dovrebbe meritare meno di 2 stelle. Si tratta di Non fidarti di loro di Alex Marwood. Ne ho parlato di recente, anche se vorrei smettere di parlare di questo libro. Non so raccontare la storia dei thriller, ma è un thriller. Ora vi leggo la trama. Nel nord del Galles c'è una setta, l'Arca, che predica l'imminenza dell'Apocalisse. E già questo vi fa capire quanto sia interessante. Cioè, sembra un po' The Walking Dead, però d'accordo. Tutti gli adepti vivono isolati, preparandosi costantemente alla fine del mondo. The Walking Dead. Palese. Coloro che sono estranei al culto sono chiamati i morti, perché andranno incontro a una fine inevitabile. Ok, grazie, gentile. Mamma tragedia sta ad abbattersi sulla piccola comunità. Te lo prendi. Un centinaio di membri vengono trovati morti per avvelenamento. E mo che fai? Mo che fai? Chiami morti gli altri? Grande, genio. I pochi rimasti in vita si disperdono senza più certezze, grazie al caso. Per Romy, una ragazza di 22 anni che non ha mai conosciuto il mondo al di fuori della comunità, è terrificante imparare a vivere in una realtà di cui ha paura. Fin da quando era piccola, grazie, ti hanno fatto il terrorismo psicologico, ti fanno il terrorismo psicologico questi, cioè veramente sembra The Walking Dead, no, troppo. Anzi, The Walking Dead in confronto è una passeggiata, sembra. Eppure deve farlo, per il proprio bene e per quello del bambino che porti in grembo, sì, ma ti fai mettere incinta, cioè, non lo so, e dopo vedi che succedono queste cose, così impari, genio. E così si mette alla ricerca di qualche resto della sua famiglia, decisa a trovarla a qualunque costo. Allora, un po' di commenti li ho già fatti leggendo la trama, quindi capite quanto non mi sia piaciuto. Un po' riguarda The Walking Dead, sinceramente, c'è cioè un po' rivede The Walking Dead, secondo me. O almeno sono io che l'ho rivisto. Ma io sono rimasta così, tipo, perché lo avete fatto? Perché hai scritto questo libro, Alex? Non ti potevi risparmiare la fatica, sinceramente. Boh, assolutamente. Io non me lo dimenticherò mai perché è stato talmente brutto questo libro che forse 2 stelle pure troppo. Anzi, diciamo una stella e mezzo perché il più brutto di quest'anno è stato Una cattiva babysitter, dove non c'è niente di niente di niente di niente, a parte l'acqua che lo ha bagnato e lo ha deformato, povero libro. Povera carta di alberi che muoiono per stampare queste schifezze di libri. Che poi il fuore è pure carino, vuol dire, Newton Compton fa sempre queste cose molto carine. Vi leggo la trama perché è un altro thriller. Jocelyn Holt non ha trascorso un'infanzia felice, questo già fa partire il perché. No? Però il tipico dei thriller, far partire una storia così. Cresciuta nella grande e tetra casa di Lake Hall, con due genitori freddi e indifferenti, ha cercato conforto nell'unica persona in grado di dimostrarle affetto, la sua adorata tata Anna. Tipica situazione d'inizio thriller, insomma, anche nei film di solito iniziano così. Ma una notte all'improvviso Anna è scomparsa, senza lasciare tracce, la bambina ne è rimasta sconvolta. Altro tipico elemento dei libri di film thriller, horror, come li volete chiamare. Ossessionata da quel mistero, non si è mai ripresa del tutto, e crescendo è diventata una donna scostante e silenziosa. Per
incapace di fidarsi completamente del prossimo. Te credo, zia. 30 anni dopo, Jocelyn è costretta a tornare all'école insieme a sua figlia Ruby e quindi a confrontarsi con il passato. Ma quando un teschio umano viene rinvenuto nel lago della tenuta, tutte le sue certezze iniziano a vacillare. Potrebbe trattarsi di Anna? Mentre ipotesi inquietanti iniziano a farsi largo nella sua mente, qualcuno bussa alla sua grande casa. Qualcuno che potrebbe avere tutte le risposte che Jocelyn sta cercando. Sì, però queste risposte me le hai date a pagina, non lo so, 300, quante pagine sono sto libro? 375. Allora tu, se tutte queste risposte me le dai a pagina 375, io per tutte le altre 374 pagine mi faccio due marroni così. Dove sta il bello di questo libro? Non c'è effettivamente, perché sono messo al primo posto della mia flop di libri una stella. Perché sì, perché è bella l'edizione, perché non c'è assolutamente niente di niente. E quando mi fate arrabbiare, mi fate arrabbiare. Non sprecate gli alberi per sei libri, per piacere, grazie. Adesso passiamo ai libri belli. Quindi la mia top 5 di libri belli. Allora, noi ci eravamo lasciati a luglio con due trilogie che mi sono piaciute moltissimo, ne avevo parlato proprio benissimo, ho fatto anche le recensioni e ve lo ripropongo anche qua. Allora, nella quinta posizione, perché poi ci sono anche altri libri belli, ci sta il primo volume della prima trilogia di questa saga e si tratta di Iperversum di Cecilia Randall. In realtà la prima trilogia è piuttosto vecchiotta. Penso si riferisca ai primi anni 2000, non vorrei, ma vediamo un po'. A 2006, è la prima edizione nel 2006, racconta di due grandi amici che giocando a un videogioco si ritrovano all'interno proprio del videogioco e quindi dovranno affrontare realmente tutte le sfide che il videogioco proponeva loro per finta e quindi loro si troveranno ad affrontare realmente tutto ciò che prima facevano per finta. E c'è chi rimane affezionato di più a quel mondo rispetto all'altro e chi invece vuole tornare a casa perché è disperato, però insomma c'è tanto amore, c'è disperazione, tristezza, tante cose belle, divertimento e soprattutto, ripeto, tantissimo amore, amicizia, amore, ripeto, è bellissimo. Io ho amato questa prima trilogia composta appunto da Iperversum, il secondo è Il Falco e il Leone, che è anche il mio preferito in assoluto tra tutti gli Iperversum, e poi il terzo della prima serie, della prima trilogia in realtà, è Il Cavaliere del Tempo. Vi faccio vedere solamente la prima trilogia perché effettivamente è la prima trilogia che ho voluto inserire in questa top 5. La seconda è stata Sibella, però la prima è sempre la prima, quella che rimarrà sempre per sempre nel mio cuore. Poi quarta posizione, sì, dei libri top abbiamo Il ladro di tatuaggi di Alison Bressman. In realtà ho un po' barato per questo libro perché l'ho letto a cavallo tra il 2020 e il 2021. L'avevo ricevuto a Natale scorso, Natale 2020, e appunto l'avevo letto poi tra il 2020 e il 2021. È stato un libro sempre, non lo so come spiegarlo, ci sono molto affezionata ai personaggi di Alison Bassman perché io avevo letto anche Il tatuatore 2 o 3 anni fa e ho deciso di continuare la serie di questi due personaggi. Io li stradoro, li amo e poi li shippo tantissimo e già questo mi fa capire quanto io ami profondamente il libro perché se i personaggi a me stanno qua non ci pensate che a me il libro piaccia, cioè no, i personaggi dei libri mi devono stare simpatici perché altrimenti mi sta antipatico proprio il libro, non lo so, mi serve allora, funziona così. Allora, adesso faccio un attimo un recap
perché altrimenti non lo so dire. Allora, questo è il primo libro, Il Tatuatore, che avevo letto appunto 3 anni fa, e raccontava di un particolare caso in cui un serial killer si era fissato coi tatuaggi, quindi non uccideva le persone, non era sua intenzione uccidere le persone, ma rubare solamente un pezzo della loro pelle dove c'era appunto un particolare tatuaggio. Adesso riprendiamo la storia di Marnie, che è una tatuatrice che era rimasta coinvolta appunto nel caso del tatuatore, e di Francis Sullivan, che aveva appunto indagato sul primo caso, sul caso del tatuatore, e con un altro caso a riguardo. Vi leggo la trama perché altrimenti non ve la so spiegare bene. La città di Printon pullula di vicoli, segreti e sussurri. C'è un intero mondo sommerso che sfugge al controllo della polizia, governato dalle leggi della strada. Nel cuore dell'estate una giovane donna viene ritrovata in fin di vita. E dopo aver trascorso 24 terribili ore di agonia in ospedale, muore in circostanze misteriose. Sul suo corpo è stato lasciato un marchio, un tatuaggio. Quando anche un'altra donna scompare, l'ispettore Francis Sullivan e la sua squadra temono che ci sia un serial killer per le strade della città. Un assassino collegato in modi ancora tutti da chiarire del mondo dei tatuaggi. Ma non appena la polizia identifica un sospetto, Alex Mullins, le cose per Francis si fanno tutt'altro che semplici. Alex è infatti il figlio della donna con cui ha un legame molto particolare, Marnie, una tatuatrice. Riuscirà a non farsi coinvolgere dai suoi sentimenti per risolvere il caso e fermare l'assassino prima che altre donne muoiano? Sicuramente un libro da leggere dopo Il Tatuatore, per capire bene le dinamiche tra i due personaggi e del perché poi reagiranno in certi modi in questo libro. Sono comunque tutti casi, diciamo, autoconclusivi. Il tatuatore si apre e si conclude lì, e anche il lato di tatuaggi si apre e si conclude qui. Però appunto è un po' come Montalbano, ecco. Però io consiglio sempre di, in questi casi, di iniziare sempre dal primo, in modo tale da avere una visione più completa di tutti i personaggi, di tutte le circostanze che sono successe nel contorno, diciamo, del singolo caso. Poi, terza posizione ci troviamo? Sì. Ovviamente non potevo non inserire Il Circo della Notte di Eric Morningstar. Ne ho parlato a lungo e lo rifaccio e lo rifarò sempre. Allora, Il Circo della Notte è un po', cioè, per me è un po' complicato parlarne perché sia di trama che di sentimenti che mi ha suscitato. È un libro sicuramente magico, nel vero senso della parola, e misterioso in un certo senso, anche questa copertina mi sa di mistero, non si vede una ceppa, ma perché è così bella questa edizione, così figa, perché dovete rovinarmela, mannaggia. Comunque, proverò a spiegare la trama. Racconta di un circo che viaggia di notte e misteriosamente appare e scompare come nulla fosse. Ma cosa più importante in realtà è che all'interno di questo circo ci lavora una ragazza, Celia, che è legata dalla magia e dal destino in particolare a Marco, che si ritroverà appunto a essere spettatore del circo, se ne innamorerà come tutti, perché questo circo poi prende piede e tutti se ne innamoreranno per la sua bellezza, perché è molto molto figo e fantastico. Un po' mi ha ricordato il Cirque du Soleil, che io purtroppo non ho potuto mai vedere dal vivo perché ha fallito col Covid. Ci sono rimasta malissimo e non so mai se riprenderanno in futuro, non lo so se si riprenderà, però mi ha ricordato molto il Cirque du Soleil, perché per me è stata sempre misteriosa questa aura magica super mega figa, e quindi racconta la storia di questi due ragazzi collegati soprattutto dal destino, ma anche dal circo stesso. L'ho amato nel profondo. Poi ovviamente c'è anche la recensione, se volete, mi ha suscitato tantissime belle emozioni. Poi al secondo posto, non l'avrei mai detto, adesso vi spiego perché, c'è l'enigma della camera 622 di Joël de Carre. Allora, io ho scoperto di Carre grazie a Emanuele di Never Ending Stories, e il primo libro che ho letto di Carre è stato Henri Gebert, come penso un po' tutti. Poi ho continuato con gli altri suoi libri, però mi sono sempre resa conto che effettivamente
effettivamente, dopo anche la rilettura di Enrico Berti, che Charlie Carr si perde molto in chiacchiere, quindi, cioè, questi mattonazzi, perché, cioè, da... Ora vi faccio vedere, perché uno non ci vuole credere. Allora, questo è il primo libro di Charlie Carr, d'accordo? Uno non ci vuole credere, questo è uno degli ultimi, cioè, vedete la differenza? Tra due, cioè questo è il primo e questo è l'ultimo. Cioè, mi spiegate perché? Perché si parte in chiacchiere il caro di Carr. Può anche risparmiarsi tutte queste pagine, effettivamente. Poi in realtà mi è piaciuto molto questo libro, non tanto per l'enigma in sé, che è molto bello, molto figo, e più che altro perché lui ha voluto ricordare il suo editore, il suo stesso editore, quindi non solo intreccica diverse storie, perché è il tipico, adesso non sto qui a spiegare perché sennò mi perdo pure io, ci ha voluto mettere anche la sua storia personale con questo editore, e quindi poi c'è stato un miscuglio di storie, di perché poi uno deve pure partire bene con Charlie Carr, cioè deve sapere che lui struttura in un certo modo un po' confusionario i suoi enigmi. Effettivamente, boh, uno bisogna pure capirlo come fa. Per chi l'ha capito, ben venga, ciao, è piacere. Allora, vi leggo un attimo la trama perché io sinceramente non so spiegare queste cose. Un fine settimana di dicembre, il Palace de Verbier, lo suo hotel sulle Alpi svizzere, ospita l'autunnale, scusate, l'annuale festa di un'importante banca d'affari di Ginevra, che si appresta a nominare il nuovo presidente. La notte dell'elezione, tuttavia, un omicidio nella Camera 622 scuote il Palace de Verbier, la banca e l'intero mondo finanziario svizzero. L'inchiesta della polizia non riesce a individuare il colpevole. Molti avrebbero avuto interesse a commettere l'omicidio, ma ognuno sembra avere un alibi. E al Palace de Verbier si affretta a cancellare la memoria del delitto per riprendere il prima possibile la comoda normalità. 15 anni dopo, un ignaro scrittore sceglie lo stesso hotel per trascorrere qualche giorno di pace, ma non può fare a meno di farsi catturare dal fascino di quel caso risolto e da una donna avvenuta e curiosa, anche lei sola nell'hotel, che lo spinge a indagare su cosa sia successo e perché la camera 622 del Palace de Verbier. Sì, come dicevo prima, ci sono tante cose, tanti punti di vista, un po' confusionario, però mi ha lasciato un segno indelebile nel cuore. Charlie Carr è uno dei miei autori preferiti, grazie Emanuele per avermelo fatto scoprire, e adoro, e mi stavo quasi piangendo per il tributo che ha voluto fare di Carr al suo editore, che è scomparso, mi sembra, nel 2019, un paio di anni fa, adesso non vorrei sbagliare, però sì, penso di sì. Nel 2018, infatti sono sbagliato, scusate. Al mio editore, amico e maestro Berren del Fallois, penso si pronunci così anche se non credo, che tutti gli scrittori del mondo possano conoscere un giorno un editore così eccezionale. Mi sono un po' emozionata, quindi stra adoro. Al primo posto ci sono due graphic novel dello stesso autore. Allora, vado così sparso in realtà, perché sono uguali, sono al primo posto ugualmente belli, super fighi. Il primo è A Babbo Morto, una storia di Natale che ho letto in realtà a giugno del 2021, così mi andava. E dopo la morte di Babbo Natale, le vacanze di Natale, il Natale stesso è andato un po' a farsi benedire. Zero Calcare non si fa mai un problema a denunciare come sono i fatti adesso. C'è una scena in particolare che mi è rimasta, la morte di una befana sul lavoro. Lo stile di Zero Calcare è questo, lo amerete sicuramente, anche il testo molto molto crudo, molto cruento, però effettivamente che ci sta tantissimo in questi temi, quindi non lo so, io l'ho vista un po' come una denuncia, no, al mondo. Non solo questo, naturalmente questo io l'ho amato, vabbè, è stato il primo di Zero Calcare, edito Bao Publishing.
Poi il secondo, che comunque rimane il primo, il libro più bello del 2021, che poi in realtà è una graphic novel, si tratta di 12, sempre di Zero Calcare. Super figo, che cosa riesco a fare? Sempre per Bao Publishing. I disegni sono così, i fumetti, col testo così, a differenza di questo che ha anche scritte, diciamo non a fumetto, proprio testi di tipo libro. Questo invece è solamente esclusivamente in questo modo, super mega figo, vabbè che ve lo dica fa, che spettacolo. Questo racconta la storia di alcuni ragazzi che devono sopravvivere a un'apocalisse, ma ci sono proprio cose cruente, cioè, che per loro sono normali, quando in realtà non dovrebbero essere normali, penso. Super mega figo, questo è quello che posso dire su Zero Calcare, grazie. Sicuramente recupererò anche tutto il resto. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa me ne pensate, iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima, ciao!